Cari amici, ora per finire facciamo finta di giocare, simuliamo una partita Ziao, così capirete ancora meglio le regole che vi ho appena illustrato. Facciamo finta allora che io sia di mazzo, quindi sarò io a distribuire le carte, comincerò dal mio avversario, come avevo detto prima, una partita di Ziao comincia con 5 carte in mano per ciascuno. Allora, do una carta al mio avversario, come vedete io le lascio scoperte per farvi capire meglio il funzionamento del gioco. In una partita vera, naturalmente voi le terrete coperte e non dovranno vederle i vostri avversari, come in tutti i giochi di carte. Ecco, così inizia una partita. Abbiamo 5 carte ciascuno. Come vi spiegavo prima, la prima azione la deve fare chi non è di mazzo, quindi in questo caso il mio avversario. Vediamo cosa può fare il mio avversario, quante combinazioni c'ha per tirare in porta. Lui può scegliere di, per esempio, usare la carta della punizione. Quindi vi spiegavo prima, la punizione può essere un tiro in porta se affiancato un giocatore. Lui può scegliere punizione attaccante oppure punizione centrocampista. Oppure, se vuole, può fare un tris. Vi ricordate, tre carte diverse di cui una sia sempre l'attaccante. In questo caso può fare centrocampista, difensore, attaccante. Oppure portiere, difensore, attaccante. Quindi il mio avversario ha diverse possibilità di tirare in porta. E anche questo quindi è uno degli aspetti divertenti del gioco, perché è un gioco di strategia, no? Quindi voi dovete scegliere quale tiro fare in porta. Per esempio, voi potreste fare anche portiere, centrocampista e attaccante, però non vi conviene perché usereste la carta del portiere. E se il vostro avversario, in questo caso io, dopo faccio un tiro in porta, voi non potete parare, quindi non usate mai la carta del portiere se non siete proprio costretti. Allora, in questo caso facciamo finta che il mio avversario metta in tavola il tiro su punizione, attaccante più punizione. A questo punto devo rispondere io. Ce l'ho io il portiere? Sì, c'ho il portiere Spillo. Allora calo in tavola la carta del portiere e paro il tiro che mi ha fatto il mio avversario. La partita resta sullo 0-0. Si raccolgono le carte e si mettono qua nel mazzo. Ora la palla torna al mio avversario. Può fare ancora un'azione il mio avversario? No, non può perché non ha in questo caso l'attaccante. Lui non può fare niente, quindi deve restare fermo. La palla tocca a me. Io cosa posso fare? Sono fortunato perché ho delle belle carte. Posso tirare su rigore se voglio. Oppure posso fare anche il gol con la coppia, ricordate, ala e attaccante. Oppure, se voglio, addirittura il tris, perché il jolly può diventare una carta che voglio. Io dico, per me questo jolly è un centrocampista, quindi posso fare ala, jolly e attaccante. Quindi io ho tre possibilità per tirare in porta. Uso il rigore, che è quella più facile, e la calo in tavola. E questo è il mio tiro in porta. La palla torna al mio avversario. Ce l'ha lui il portiere? Sì. Purtroppo sì, e mi ha fregato e mi ha parato il mio calcio di rigore, e quindi la partita resta ancora sullo 0-0. Lui non può fare niente perché ha solo un centrocampista e un difensore. Io invece sì, io posso ancora fare un tiro perché ho ala e attaccante, e quindi faccio un tiro in porta. E questa volta lo frego perché lui non c'ha il portiere, e quindi il mio tiro va in porta. E allora io passo in vantaggio per 1-0. Nessuno dei due può più fare niente con le carte che è in mano, e allora io, che sono di mazzo, ricompongo le 5 carte, quindi ne do una a me, una a lui, una a me, una a lui, una a me e due a me, finché ricominciamo da 5 pari. Seguiamo ancora questa azione, vediamo, la palla comincia sempre lui. Vedete, in questo caso lui può fare un tiro in porta, anche se un po' sfortunato perché ha tre carte uguali, però può ugualmente fare un'azione. Ricordate il tris di carte diverse di cui una sia sempre un attaccante. Lui può fare un tiro in porta, ma io ho il mio Spillo e gli paro il tiro e resto in vantaggio per 1-0. Lui non può più fare niente e io invece sono fortunato, c'ho ancora un jolly, c'ho un centrocampista e c'ho un attaccante, quindi posso fare il mio tris. Lui non ha il portiere e io lo frego un'altra volta, sono fortissimo, 2-0 per me. E quindi alla seconda azione io sono in vantaggio per 2-0. Si riconsegnano nuovamente 5 carte, così insomma fino alla fine. Come avete visto, il gioco è molto veloce, semplice. Cari amici, spero di essere stato chiaro e vedrete che giocando poi queste regole, anche se all'inizio magari vi richiedono un po' di memoria, poi diventeranno molto semplici. È un gioco molto semplice anche perché, come avete visto, non c'è bisogno di avere un tavolo, no? Basta il mazzo di carte, quindi
basta tenerlo in tasca, potete sfidare i vostri amici, appena avete 5 minuti di tempo, avete visto che la partita è molto veloce, potete farlo all'oratorio, potete farlo durante la ricreazione, mi raccomando, non giocate durante le lezioni di scuola. E niente, non mi resta che augurarvi un buon divertimento e alla prossima, correggi con il.